tutti i cibi trovati nella mia cucina. Eccoci qua con una ricettina, carissimi amici. Allora, oggi noi una cosa facciamo, una cosa molto semplice, come al solito. E niente. Allora, vi devo dire che questa è una prova. La voglio fare insieme a voi. È la prima volta che lo faccio. Allora, cosa? Alina ha mangiato un'arancia. Ultimamente ho letto, io su YouTube, che io seguo un nutrizionista, allora mi interessa sempre sulla nutrizione, e ho letto che dell'arancia non si butta niente. Allora, cosa ho fatto? Io ho mangiato un'arancia, allora ho recuperato la buccia intera. La parte bianca è tutta la butto, l'ho lavato, è arancio biologico naturalmente, gli alberi nostri qua della zona. Allora l'ho tagliato adesso così e adesso basterò a frullare le arance, 5 datteri, vedete 5 datteri, poi ci occorrono ancora mezzo litro, no 400 grammi sono questi, sono 400 grammi, vedete? Di latte di mandorle, che è già zuccherato questo un po', allora non metto altro zucchero io, solo questo. Poi mi serve 50 grammi di farina di castagne, e 50 grammi di frutta secca tostata e frullata. Allora, frutta secca fate a vostro piacere. Io qui ho messo noci, mandorle e nocciole, questo c'è. Se non vuoi uno, metto quello che gli piace. Allora, adesso procediamo. Passerò a frullare le bucce, queste, dell'arancia, insieme ai datteri. Eccole. Ok. Ecco qua mi ho messo le bucce d'arancia con i datteri, naturalmente privati dalla loro seme. E frulliamo il tutto. Programma. Allora, carissimi amici, ho messo un po' di latte di mandorla, datteri e butto d'arancia. Adesso frullerò tutto. Ok, poi continuiamo. Allora, frullati i nostri datteri e la nostra butta d'arancia, la mettiamo tutto in una pentola. Ecco. Mettiamo tutto qua. Mettiamo tutto insieme, mettiamo prima la buccia d'arancio con i datteri, poi ci mettiamo la farina di castagno, 50 grammi, come dicevo, e poi la frutta secca, tutto insieme, e poi ci mettiamo il latte. Allora, per il momento sono 400 grammi. Se poi mi serve un altro poco lo aggiungo, sempre latte di mandorla. Ok, e giriamo, dobbiamo sempre girare. Accendiamo il fuoco piccolo e giriamo. Ok, dobbiamo sempre girare, è una crema praticamente, che voi la potete fare anche per partire un dolce, quello che me lo voglio mangiare anche così. Ecco qua. Le mie ricette non hanno nome, perché le invento io, carissimi amici. Ecco. Ma giriamo, giriamo. Finché non bolle. Poi se vedo che si addensa, aggiungo un altro poco di latte, sempre di mandorle. Ok. Ci aggiungiamo anche un uovo intero, ecco. E adesso giriamo a fuoco lento. Ok.
ed ecco la nostra crema che bolle. Allora, aggiungo a poco un altro poco di latte. Aggiungo. Allora, alla fine in tutto ci vogliono 500 grammi di latte di mandorla. Allora, quando incomincia a bollire, in 5 minuti, non c'è bisogno di lasciarla tanto. 5 minuti e va bene. Poi potete aggiungerci anche un po' di sambuca o quello che vi piace, un po' di rum. Io per i bambini non la metto. Ok, è quasi buona la nostra crema. Bisogna sempre girare, se no si attacca, come la crema praticamente. Una variante della crema tradizionale. Come dicevo, si può usare sia per partitura o mangiarla così come budino. Io la metterò in una forma di budino. La mangerò così. Ecco, la nostra crema è buona. Adesso spegniamo, lasciamo raffreddare un po', la metto nella forma e poi la metto in frigo. È perfetta. Vedete? Così. Deve avere questa consistenza. Deve risultare come una crema, diciamo. Ecco. Ok. Ecco qui la nostra crema pronta. Ecco qua, l'ho messa in una forma di cuore, questa con la, ho rivestito il cuore con una pellicola, poi toglierla meglio. È ancora calda naturalmente. E qui ho messo una formina di elefante, il mio nipotino. Questo è in silicone, non c'è bisogno del foglio qua. Comunque adesso lascio raffreddare e poi metterò in frigo. Carissimi amici, vi ringrazio tanto per la visione. Provate le prove di Lina, che questa vi ho detto che è la prima volta che la sto facendo e non so ancora com'è. E beh, ve lo dirò, io l'assaggio e poi ve lo dirò. Ok, e niente, vi ringrazio per come mi seguite, iscrivetevi, condividete il pollice in su. Facciamo crescere anche questo canale, grazie a tutti, vi auguro una buona giornata e buon appetito a tutti e buona riuscita a tutti, ok. Per il momento vi saluto, ci vediamo dopo. Ciao ciao! Ecco carissimi amici, il mio budino pronto. Dopo averlo tenuto un paio di ore in frigo. Ok, lo potete usare come dicevo, come volete. L'ho messo in una forma di cuore. E così poi ognuno si sbizzarrisce come più gli piace. Intanto vi ringrazio ancora a tutti. E vi do appuntamento al prossimo video. Provatelo, che è buono, è una cosa semplice e si fa subito. E solo bisogna aspettare un po' finché si raffredda, poi per poterlo. Si può mangiare anche caldo, comunque, tipo crema. Però io l'ho fatto così. Ok, buona giornata a tutti, amici, al prossimo video. Ciao ciao!